Bene, riprendiamo la nostra sessione di esercizi con alcuni temi d'esame presi da compiti degli anni scorsi. In pratica svolgiamo l'equivalente diciamo, quasi un intero tema d'esame, che di solito è articolato in due domande teoriche e due, diciamo, esercizi. Le domande teoriche possono essere anche sostituite da domande vero o falso. In alcuni casi le domande teoriche potrebbero essere miste tra teorie e esercizi. È un po' il caso di questa prima domanda che parla di variabili casuali di Bernoulli. Allora abbiamo una variabile casuale di Bernoulli con probabilità di successo P e si chiede di scrivere la densità di probabilità e disegnare il grafico. Allora, questa è una variabile casuale discreta di tipo binario, può assumere valori 0 e 1. 1 corrisponde al successo e a probabilità P, quindi avete una delta di Dirac di area pari a P, e 0 corrisponde al successo con probabilità 1 meno P, quindi un'altra delta di Dirac con area 1 meno P. Pertanto la densità di probabilità si può scrivere in questo modo come 1 meno P per la funzione delta nell'origine, più P che moltiplica una funzione delta in x meno 1, che vuol dire in corrispondenza di x uguale a 1. Infatti qui l'argomento è 0 quando x è uguale a 1. Cioè questa è diciamo, semplicemente una domanda di teoria. Secondo punto è calcolare, riportando i passaggi, il valore atteso, il valore quadratico medio e la varianza di questa variabile di Bernoulli. Allora qui sfrutto il fatto che per le variabili casuali discrete il calcolo del valore atteso si riconduce alla sommatoria rispetto a i di x con i per p con i. Cosa sono gli x con i? Gli x con i sono i valori x in cui ci sono le delta di Dirac, quindi sono i valori possibili per la variabile casuale discreta. E p con i sono le probabilità di assumere quei valori, quindi se torniamo alla rappresentazione con pettine di impulsi, sono le aree delle delta di Dirac. Ecco, io forse in maniera non molto tradizionale, ma credo efficace, disegno le delta di Dirac con altezza diversa in modo tale da rispecchiare le loro aree. Allora, nel caso della Bernoulli, questo significa 0 per 1 meno p, quindi la prima x con i vale 0 è la sua area, la probabilità associata è 1 meno p, più 1 per p, quindi p. Calcoliamo il valore quadratico medio, il quale è la sommatoria di x con i al quadrato p con i, quindi 0 al quadrato per 1 meno p, più 1 al quadrato per p, quindi ancora p, quindi per la variabile di Bernoulli il valore quadratico medio è uguale alla media. Per ottenere la varianza sfrutto la relazione che mi dice che la varianza è uguale al valore quadratico medio meno la media al quadrato, quindi è uguale a p meno p al quadrato, raccolgo p, ottengo p per 1 meno p, se volessi potrei scriverlo anche come p per q. E questo diciamo risolve i primi due punti. Vediamo ora al terzo punto. Terzo punto dice: si considerino 100 prove di Bernoulli con P uguale 0,5. Essendo K grande il numero di successi, definiamo R come K diviso 100, quindi in qualche modo è la frequenza relativa dei successi, quella che abbiamo indicato con R. Calcolare, riportando i passaggi, il valore atteso di R e la varianza di R. Allora, possiamo, diciamo, osservare che K, se K è il numero di successi, si può scrivere K come la sommatoria per i che va da 1 a 100 di x con i, dove x con i sono 100 variabili casuali di Bernoulli indipendenti tra di loro. Quindi ogni prova mi dà una variabile binaria che vale 0,1, se io faccio la somma di questi valori ottengo il numero di successi. Pertanto R diventa, che è K diviso 100, la sommatoria degli x con i diviso 100. Questo è interessante perché mi mostra che R, in fin dei conti, è la media campionaria delle x con i, quindi la frequenza relativa può essere vista come la media campionaria per una variabile casuale di Bernoulli di cui ho a disposizione un certo numero di realizzazioni. Procediamo col calcolo del valore atteso, quindi il valore atteso di questa quantità, 1 su 100 si porta fuori dal segno di valore atteso, il valore atteso della somma è uguale alla somma dei valori attesi, abbiamo già visto che ogni variabile di Bernoulli ha valore atteso P. Quindi ho 100, quindi devo fare p per p, scusate, p più p più p più p 100 volte, quindi 100p diviso 100 uguale p. E quindi questo, e qui se p è 0,5 sarà poi uguale a 0,5. La varianza di R
è la varianza di questa quantità. Se porto una costante deterministica fuori dal segno di varianza, devo ricordarmi di elevarla al quadrato, quindi ho 1 su 100 al quadrato, e poi la varianza della somma. In generale, la varianza della somma non è la somma delle varianze, però questo accade, che sia la somma delle varianze, quando gli addendi sono tra di loro incorrelati. Nel nostro caso addirittura abbiamo l'indipendenza, quindi possiamo dire che la varianza di questa somma è la sommatoria delle varianze che è scritto qui. La sommatoria delle varianze, le varianze che abbiamo calcolate sono p per 1 meno p, quindi abbiamo p per 1 meno p più p per 1 meno p 100 volte, quindi 100 volte p per 1 meno p diviso 100 al quadrato, quindi p per 1 meno p diviso 100. Naturalmente qui p per 1 meno p è 0,5 per 0,5, quindi 0,25, avremo 0,25 diviso 100, e questo risponde anche al terzo punto. Ecco, il quarto punto è quello più impegnativo, anche perché dopo avervi dato l'esercizio mi sono reso conto che per svolgerlo nella maniera più tranquilla possibile mancavano alcune nozioni di teoria che vedremo nelle prossime lezioni. Quindi ve lo discuto, diciamo, prima alla luce di quello che già conoscete e poi anticipando un risultato che vedremo tra poche lezioni. Allora, vorrei trovare un R segnato tale che la probabilità che R sia maggiore di R segnato sia del 2,5%. Allora, la prima osservazione è che la probabilità che R sia maggiore di R segnato è uguale a 1 meno la probabilità che R sia minore o uguale di R segnato, e quindi è uguale a 1 meno la funzione di distribuzione di R valutata in R segnato. Pertanto, la probabilità che R sia maggiore di R segnato uguale a 0,025 è equivalente a chiedere che la funzione di distribuzione di R valutata in R segnato valga 1 meno e quindi 0,975. Ok? Per poter risolvere l'esercizio mi serve conoscere questa funzione di distribuzione. Ecco, qui si aprono due strade. Allora, una prima strada potrebbe essere questa. Allora, R è K su 100 per definizione, dove K, vi ricordate, era la somma di 100 variabili di Bernoulli, ma oltre che essere la somma di 100 variabili di Bernoulli, era il numero di successi in 100 prove di Bernoulli. Allora, la variabile casuale che mi dà il numero di successi in prove di Bernoulli è la variabile casuale binomiale, quindi in particolare K è una binomiale di ordine 100. Questo significa che posso ottenere la funzione di distribuzione di R a partire dalla funzione di distribuzione di K, e che la funzione di distribuzione di K, tra l'altro, è nota, perché a questo punto posso usare la binomiale. Quindi la funzione di distribuzione di R, per definizione la probabilità di R minore o uguale di R, la probabilità che K su 100 sia minore o uguale di R, la probabilità che K sia minore o uguale di 100 volte R, quindi la funzione di distribuzione di K valutata in 100 R, oppure anche la funzione di distribuzione di K valutata in K segnato, dove K segnato è uguale a 100 segnato, 100 volte R segnato. Sì, qui per coerenza con l'R segnato probabilmente sarebbe bene aggiungere un R segnato qui, un R segnato qui, un R segnato qui. Quindi tutte queste ultime righe, anche qui, in queste ultime due righe, tutti gli R minuscoli sono degli R segnato, scusate per il refuso. Ecco, a questo punto, se faccio riferimento alla mia funzione di distribuzione FK, alla mia, diciamo, densità e probabilità FK, l'FK sarà fatta in questo modo, così. E vorrei trovare un K segnato tale per cui la probabilità di finire sopra sia dello 2,5%, quindi la probabilità di finire sotto sia del 97,5%. Allora, adesso abbiamo appena visto come, abbiamo visto che la K è legata alla FR, di fatto devo risolvere un problema sulla densità K, sulla densità della variabile casuale K, e lo posso risolvere per tentativi, nel senso che io i valori, queste qui sono tutte delta di Dirac, i valori di queste delta di Dirac sono note perché hanno a che fare con la binomiale, e quindi posso trovare un K segnato tale che la funzione di distribuzione in K segnato valga 97,5% con la formula della binomiale. La FK di K segnato è semplicemente la sommatoria per K che va da 0 a K segnato della P 100 di K. Vi ricordo che Pn di K è la probabilità di avere K successi in n prove di Bernoulli. Quindi qui vado, e questa si calcola facilmente con la formula della binomiale. 100 su K, per P alla K, per Q alla 100 meno K. Allora, facciamo
faccio questa operazione per tentativi e chiaramente questo, diciamo, è abbastanza improponibile in un esercizio da tema d'esame, quindi non avrei potuto spiegare come lo faceva, ma mettersi a farlo sarebbe stato particolarmente oneroso. Una volta che ho trovato K segnato, a questo punto è facile perché la relazione tra R segnato e K segnato è questa, quindi ho trovato K segnato, trovo subito anche R segnato. Quindi in linea di principio si risolveva il problema, però diciamo non in modo facile, nel senso che uno qui deve provare con tutti i valori, con tanti valori di K segnato, deve provare a fare questo calcolo fino a quando effettivamente gli riesce a trovare 0,025. Scusate, 0,975 come valore di FK di K segnato. Ecco, in realtà c'è un modo molto più efficace che però presuppone la conoscenza del teorema centrale del limite che non abbiamo ancora trattato a lezione. Allora, questo teorema, come vedremo, ci dice che la distribuzione di R converge a una distribuzione gaussiana. Ecco, questo è fondamentale perché a questo punto, se so che la distribuzione di R converge a una distribuzione gaussiana, e nel caso di 100 prove di Bernoulli, che è quello che stiamo considerando, effettivamente l'approssimazione è buona, una buona approssimazione, cosa faccio? Invece di usare la vera distribuzione di R, posso usare la sua approssimazione gaussiana e noi abbiamo visto che il valore atteso di R è π, la sua varianza è π per 1 meno π diviso 100, quindi conoscendo media e varianza, se sappiamo che la densità è gaussiana, sappiamo tutto. Ecco, quindi alla fine mi basta ragionare su una gaussiana con questi parametri, media 0,5 e varianza 0,0025. A questo punto, per trovare il mio R segnato, uso le formule per la gaussiana. Allora, voi vi ricordate che tutte le variabili casuali gaussiane, i calcoli relativi a tutte le variabili casuali gaussiane possono essere ricondotti a calcoli sulla gaussiana standard. Quindi la FR di R segnato è uguale alla FZ di Z segnato, dove Z è la gaussiana standard e Z piccolo segnato è la standardizzazione di R segnato, quindi R segnato meno la media diviso la deviazione standard. Nel nostro caso vuol dire R segnato meno 0,5 diviso la radice di 0,0025 e quindi questa espressione. A questo punto vado a cercare z segnato tale che fz di z segnato sia 0,975 e questo è un valore, diciamo, importante della densità gaussiana standard e si vede che questo accade per z segnato uguale 1,96. Questo qui è uno dei valori da sapere a memoria per la gaussiana standard, è quello che lascia fuori, diciamo, una coda del 2,5% a destra e un'altra coda del 2,5% a sinistra se prendo z segnato uguale meno 1,96, però fissiamoci sulla coda a destra, quindi il valore della gaussiana standard che lascia la sua destra il 2,5% è 1,96, qualche volta dal punto di vista pratico lo si approssima anche con 2, però il valore esatto è 1,96. Quindi a questo punto ho che 1,96 è il mio z segnato, ma z segnato è la standardizzazione di R segnato, quindi R segnato meno 0,5 diviso 0,05. A questo punto faccio un calcolo e mi ottengo il mio valore di R segnato che è 0,5. Come vedete, quindi usando il teorema centrale del limite era abbastanza facile, mentre invece passando attraverso la binomiale richiedeva parecchi calcoli. Passiamo ora all'esercizio successivo. Allora, in questo caso abbiamo due variabili B e W gaussiane con una certa media e una certa varianza indipendenti e definiamo X come combinazione lineare di V e W attraverso dei pesi. Qui addirittura è V più W e basta. In altri casi è 0,5V più 2,5 più W e così via. Ho sei definizioni per X e in questo grafico ho le densità di probabilità di Fx. Ecco, vorrei associare ciascuna di queste sei definizioni a uno dei grafici. Allora, essendo gaussiane, chiaramente le densità di probabilità. Ah, scusate, ovviamente sono gaussiane perché sappiamo che la combinazione lineare di variabili gaussiane è ancora gaussiana, quindi posso dire, sapendo che V e W sono gaussiane, che X sarà sempre distribuita gaussianamente in tutti e sei i casi e lo si vede anche dai grafici, vedo delle campane gaussiane. Essendo gaussiane, sono completamente caratterizzate da media e da varianza.
E quindi mi basta costruire una tabella in cui calcolo tutte le medie e calcolo tutte le varianze. Facciamo subito un esempio. Per il primo caso, la media è valore atteso di V più valore atteso di W, quindi 5 più 0 viene fuori 5. La varianza è la varianza della somma, sono indipendenti, V e W, quindi posso sommare le varianze, è varianza di V più varianza di W, quindi 4 più 1 e fa 5. Vediamo il secondo caso. Nel secondo caso, la media è 0,5 per la media di V, quindi 2,5, faccio 0,5 per 5, più 2,5, quindi vado a 5, più la media di W che è 0 e quindi viene fuori 5. La varianza sarà 0,5 al quadrato, quindi un quarto per 5, quindi 0,5, scusate, no, è 4 la varianza, quindi un quarto per 4, quindi fa 1, la costante non influenza la varianza, più W, che è la varianza 1, più 1. Quindi diciamo un quarto per 4 che fa 1, più la varianza di W che è 1, e quindi 2. Allora, proseguite con i calcoli, costruitevi questa tabella e a questo punto potete guardare qui. Allora, per esempio, cosa possiamo notare? Possiamo notare che ci sono due variabili con varianza 10, due casi con varianza 5, due casi con varianza 2. Quelli con varianza 10 sono quelli che sono più larghi, perché ricordate che la varianza è un indice di dispersione, quindi i due con varianza 10 sono sicuramente questi due. Per mia fortuna vedo che hanno una media diversa e qui lo si vede, cioè uno ha media 7,5 e l'altro ha media meno 6,5, quindi chiaramente questo è quello con media 7,5, quindi è il 3, e questo è quello con media meno 6,5. Se vado a vedere il caso con varianza 5, sono quelle le gaussiane di larghezza intermedia, quindi sono questa e questa. Allora, in un caso la media è 5, nell'altro caso è meno 2,5. Allora, quella che ha valore 5 è questa, evidentemente, e quella con valore meno 2,5 è questa qui, che è la 4. Infine rimangono le ultime due con varianza 2. Allora, varianza 2, una sta con media uguale a 5 e l'altra con media 2,5. Quindi quella con media 5 è qui, vedete che il baricentro è in 5, quella con media 2,5 è qui. Quindi avete visto un esercizio abbastanza semplice, tutto sommato. Passiamo al successivo esercizio. Abbiamo due variabili casuali gaussiane standard, indipendenti, e definiamo altre due variabili casuali, x e y, e qui ci sono sei modi diversi con cui vengono definite. Ecco, per ciascuna di queste sei definizioni è stato costruito lo scatter plot di x e di y, e dobbiamo anche in questo caso assegnare a ciascuno scatter plot una delle sei definizioni. Ecco, pensando a questi scatter plot si può vedere subito a occhio che ci sono delle cose evidenti. Per esempio, alcuni scatter plot sono inclinati verso destra. Inclinati verso destra vuol dire che la covarianza, i coefficienti di correlazione sono positivi. Altri due scatter plot sono inclinati verso sinistra, e questo vuol dire che la covarianza, i coefficienti di correlazione sono negativi. Infine, ci sono due scatter plot che non sono inclinati né a destra né a sinistra, e questi si candidano per essere gli scatter plot di variabili casuali che sono indipendenti. Adesso qui siamo nel caso gaussiano, quindi siccome le definizioni sono tutte tramite trasformazioni lineari, il fatto che V e W siano gaussiane fa sì che anche X e Y siano congiuntamente gaussiane. Quindi nel caso di variabili congiuntamente gaussiane sappiamo che le linee di livello della densità di probabilità sono delle ellissi, e quando costruite gli scatter plot hanno questa tipica forma ovale. Allora, nel caso in cui non pendono né a destra né a sinistra, questo è il caso in cui avete le gaussiane incorrelate ma anche indipendenti, perché sapete che per variabili casuali gaussiane incorrelazione e indipendenza sono nozioni equivalenti. Ecco, alla luce di queste osservazioni è sicuramente utile andare a calcolarsi la covarianza delle x e delle y, perché per esempio ci consente di dividerle in tre classi. Avete quelle con covarianza positiva, queste due, quelle con covarianza negativa, queste altre due, e quelle con covarianza nulla. Poi bisognerà fare un passaggio ulteriore per capire come distinguere, ma vediamo un attimo come si possono fare i conti. Allora, il calcolo della covarianza, sfruttiamo la proprietà che vede la covarianza come la correlazione meno il prodotto dei valori medi, perché in particolare qui si vede
che i valori medi sono sempre 0, perché i VW hanno valore atteso nullo, e vedete come sono definite x e y, non vengono mai aggiunte delle costanti, quindi sono proprio trasformazioni lineari di VW, ma senza mai introdurre delle costanti, e quindi il valore atteso di x e il valore atteso di y sono entrambi uguali a 0, quindi questo è 0, quindi per avere la covarianza mi basta calcolare la correlazione. Allora, vediamo i vari casi. Allora, in questo caso V e W sono indipendenti, X dipende solo da V, Y dipende solo da W, e chiaramente non si può creare dipendenza tra le due variabili trasformandole separatamente. Insomma, quindi se V era indipendente da W, anche 3 volte V rimane indipendente da W. Quindi qui sigma XY è uguale a 0. Lo stesso discorso vale per il caso 2. Qui invece è più complesso, qui dobbiamo fare il calcolo, quindi facciamo il calcolo di XY, ma il calcolo di XY vuol dire fare il valore atteso di fare il calcolo del valore atteso di XY significa valore atteso di V più W per W, quindi valore atteso di VW più valore atteso di W al quadrato. Siccome VW è un valore atteso nullo, la correlazione è uguale alla covarianza e il valore quadratico medio è uguale alla varianza, sempre per la solita ragione, perché la varianza è uguale al valore quadratico medio meno la media al quadrato, e se la media è 0, quindi a questo punto il valore quadratico medio è uguale alla varianza. Questa è 0. La varianza invece è 1, quindi rimane 1. Rifaccio il calcolo per il caso 4. Io direi che questi qui ve li posso tutti lasciare da vedere, sono tutti calcoli molto semplici con cui calcolo tutte le covarianze. Tuttavia non mi basta avere le covarianze, perché a coppie, diciamo, come faccio a distinguere, per esempio, tra questo e quest'altro, no? Perché hanno la stessa covarianza, cioè la covarianza positiva è positiva in tutti e due i casi, come faccio a distinguere? Ecco, qui c'è un aspetto interessante in questi grafici che addirittura sembrano indistinguibili, cioè sembra impossibile distinguere tra questo e questo, sono due nuvole che diciamo sono molto simili. Dovete però guardare gli assi. Se guardate gli assi, vedete che le nuvole sono simili, ma qui la scala delle x va da meno 10 a 8. E qui invece la scala delle y va da meno 10 a 8, qui invece la scala delle y va da meno 3 a più 3. Cosa significa? Significa che questi grafici sono stati fatti con una funzione di autoscale, di scala automatica. Quando voi usate una funzione di autoscale dovete stare attenti perché perdete l'informazione sul rapporto che esiste tra le varianze di x e di y. Per cui, per esempio, in questo caso vedete che la x sta tra meno 4 e 4 e la y tra meno 10 e 8, e quindi anche se in realtà non sembra, la y è molto più dispersa, quindi è una varianza maggiore della varianza di x, perché se io mettessi x e y sulla stessa scala vedrei che questo grafico, questa nuvola in realtà sarebbe molto più, diciamo, sviluppata in verticale di quanto non sia in orizzontale. E anche qui la x invece è tra meno 5 e 5, mentre la y è tra meno 3 e 3. Di nuovo, se usassi la stessa scala, vedrei che questa nuvola è più sviluppata in orizzontale. Cosa ne segue? Ne segue che io posso distinguere tra questo caso e questo caso, perché in questo caso la varianza di y è maggiore della varianza di x, e in quest'altro caso è la varianza di x a essere maggiore della varianza di y. Quindi, oltre a calcolare le covarianze, devo calcolarmi anche le varianze. Allora, le varianze non sono difficili, per esempio la varianza di x sarà 9 volte la varianza di v, quindi vale 9, e la varianza di y in questo caso è uguale alla varianza di v. Quindi procedo, calcolo le varianze, i casi, diciamo, prendiamo un caso in cui non è caso non banale, no, questo è un altro caso banale, varianza di x 1, varianza di y 9. In questo caso la varianza di x è varianza di v più varianza di... Sì, la varianza di y è varianza la varianza di y è varianza di w uguale 1, la varianza di x è varianza di v più varianza di w, quindi la varianza di x in questo caso sarebbe 1 più 1 uguale a 2. Okay. E anche qui avete varianza di x uguale 1, varianza di y invece avete 4 più 4 uguale 8. Ecco, io in realtà qui non le ho neanche calcolate tutte, voi potete calcolarle tutte. Nel caso 3 e 4 mi interessava soprattutto la varianza di y, perché vedevo che qui la varianza di y era molto grande, vedete che va da meno 10 a 8, e qui invece è abbastanza piccola, va da meno 3 a 3, o comunque è più piccola. Allora,
In questo caso la variante di y vale 1, l'ho scritto qui, in quest'altro caso vale 8. Allora, è chiaro che tra questi due grafici che hanno covarianza positiva, quello che può avere varianza 8 è questo qui. E quindi questo è il 4. Scusate, e questo invece è il caso 3. Ragiono in maniera analoga per i casi che vedete qui e qui, che sono i casi 5 e 6. In questo caso è la varianza di x che vado a usare, perché vedete che qui x va da meno 10 a 10 e qui x va da meno 4 a 4. Allora, la varianza di x qui è 4 più 4, il meno 2 non deve trarvi in inganno, sapete che non è importante il meno 2, no? Quando avete la varianza di una differenza, questa è la somma delle varianze dei singoli termini e poi l'eventuale segno meno va a finire nel termine di covarianza. Però qui il termine di covarianza non c'è perché v e w sono incorrelate. Quindi in questo caso avete 4 più 4, 8, mentre invece in questo caso avete 1. Quindi il caso 5 è quello che ha varianza grande, vedete che qui la x sta tra meno 10 e 10, e il caso 6 invece è quello che ha varianza più piccola, quello di x che va da meno 4 a 4. Ci rimangono per ultimi i casi incorrelati. Allora anche qui vedete che in questo caso la y va da meno 8 a 8 e invece qui sta da meno 3 a 3. Allora, se guardiamo qui la varianza di y vale 1, qui la varianza di y vale 3 al quadrato per 1, quindi 9. Quindi il caso in cui la y ha una varianza maggiore è il caso 2, che è esattamente questo. Quindi qui metto 2 e qui metto 1. E con questo abbiamo risolto anche questo esercizio. Ecco, a questo punto siamo arrivati alle domande vero o falso, ok? E vediamo un po' di rispondere insieme a queste domande. Allora, se A e B sono eventi disgiunti con probabilità di B diversa da 0, allora la probabilità di A condizionato a B è 0. Allora, la probabilità di A condizionato a B è uguale per definizione alla probabilità di AB dato probabilità di B, ma siccome sono disgiunti A e B, la probabilità di intersezione è la probabilità dell'evento vuoto. La probabilità dell'evento vuoto è la probabilità dell'evento impossibile, quindi è 0, quindi questa è vera. La probabilità di dare 10 risposte esatte a 10 domande vero o falso, tirando a indovinare, è inferiore a 10 alla meno 3. Questo è un interessante risultato. Allora, dare 10 risposte esatte a 10 domande vero o falso tirando a indovinare è sostanzialmente, si può calcolare con la binomiale, la probabilità di avere 10 successi su 10 prove, che con la formula della binomiale è 10 su 10 che vale 1, verificatelo, per p alla 10, per q alla 0, quindi non lo scrivo neanche q alla 0. P è del 50%, siccome tiro a caso. Così, quindi ho un mezzo elevato a 10, che vuol dire 1 diviso 1024, quindi effettivamente è inferiore a un millesimo. Quindi se tirate a indovinare sulle prove, sulle domande vero o falso, fare l'amplen può capitare, però diciamo, ci devono provare, dovete provarci 1000 volte, insomma, o più di 1000 volte. No, adesso in realtà per pura fortuna potrebbe capitare anche prima di fare l'amplen, però in media l'amplen viene fuori, tirando a caso, viene fuori meno di una volta su 1000. Dati tre eventi A, B, C con probabilità di B diverso da 0, probabilità di C diverso da 0, probabilità di A dato B, C uguale a probabilità di A dato B, risulta questa relazione. Allora, semplicemente proviamo a scrivere la probabilità di A, B, C come probabilità di A condizionata all'evento B, C per la probabilità dell'evento B, C. Quindi praticamente è come se io considerassi B, C come un unico evento. Ma la probabilità di A dato B, C per ipotesi probabilità di A dato B. E la probabilità di BC, anche questo è un risultato classico, si può scrivere come probabilità di B dato C per probabilità di C, e quindi effettivamente è vera. Se esiste la varianza, allora esiste anche il valore atteso. Allora, vi ricordo che la varianza si può scrivere come valore quadratico medio meno valore medio al quadratico, valore medio al quadrato. Allora, il valore quadratico medio è un'integrale di x quadro fx in dx. Se esiste la varianza, deve esistere il valore quadratico medio. Quindi questa integrale converge. Ma se converge questa integrale da meno infinito a infinito, converge anche questo, perché se la x quadro fx va a 0 abbastanza rapidamente, a maggior ragione andrà a 0 rapidamente x fx, quindi è vera. Risulta sempre che il valore atteso di g di x è uguale a g valutato nel valore atteso di x. Questo l'abbiamo discusso a lezione, è solo un'approssimazione, cioè vale se g è una trasformazione affine, lineare, insomma, lineare o affine. Ma negli altri casi, invece, per esempio, se g di x è x al quadrato, questa sarebbe solo un'approssimazione, quindi non è vera, è falsa. Sia y la somma di variabili casuali identicamente distribuite, indipendenti, esponenziali con parametro lambda.
Allora, il valore quadratico medio ha questa espressione. Ecco, questo richiedeva di fare qualche conto. Vi ricordo che la varianza di un esponenziale è 1 su lambda quadro. Siccome sono tutte esponenziali indipendenti, quando faccio la somma di queste variabili ho n volte la varianza, quindi n su lambda quadro. Il valore atteso di un esponenziale è 1 su lambda, se faccio la somma viene n su lambda, pertanto posso dire che il valore quadratico medio di y è uguale alla sua varianza più la media al quadrato. Allora, la media, la varianza, abbiamo detto n su lambda quadro, la media al quadrato faccio n quadro su lambda quadro, fate questo conto e vedete che viene fuori proprio questo, quindi è vera. Se x e y sono le coordinate di un punto scelto in modo più probabile in un cerchio centrato nell'origine, allora x e y sono indipendenti. Allora, beh, questo invece non è vero. L'abbiamo discusso con un esempio molto semplice che è quello del rombo. Per esempio, in questo caso si vede che se io conosco il valore di x, la densità di y è influenzata da questo valore di x. Questo lo potete vedere, possiamo anche tornare indietro, perché avevamo proprio un esercizio col cerchio noi. Ecco qui, no? Questo lo potete vedere anche qui. Quindi, se io so che x vale r, a questo punto, quando x vale r, la y, siccome sono in questo punto, se x vale r sono qui, la y non può che valere 0. Viceversa, se x è 0, la y può prendere valori da meno r a più r. Quindi vedete che la densità di y dato x dipende dal valore di x e per simmetria anche la densità di x dato y dipende dal valore di y, questo contraddice la definizione di indipendenza, quindi è falso. Ecco, se sempre lo stesso problema, però questa volta affermiamo che x e y sono incorrelate. Ecco, in questo caso invece è vero, e per la dimostrazione vi rimando alla discussione che abbiamo fatto dell'esempio di x e y scelte in maniera uniforme dentro un rombo. La dimostrazione è esattamente identica a quella che avevamo visto, quindi è vero, sono incorrelati. Se x e y sono indipendenti, allora la varianza di g di x più hy è uguale alla varianza di g di x più varianza di hy. Allora qui definisco due nuove variabili, v uguale g di x, w uguale h di y. Se x e y sono indipendenti, si vede che v e w sono anche loro indipendenti, cioè se io trasformo una singola variabile casuale e un'altra singola variabile casuale, se le variabili di partenza erano indipendenti, non c'è modo di creare una dipendenza andando a manipolare le singole variabili casuali. Cioè, se mi faccio una radice quadrata, un quadrato, eccetera, non si vede, non può mai, diciamo, nascere dal nulla una dipendenza. E quindi queste quindi sono indipendenti, e quindi la varianza di g di x più varianza di h, la varianza di g più h è come fare la varianza di v più w, che però essendo indipendenti diventa la somma delle varianze. E quindi è vero. Da ultimo, se la varianza di x meno y è 0 e la varianza di x è diversa da 0, allora x e y non sono indipendenti. Allora, varianza di x meno y, l'abbiamo visto, è varianza di x più varianza di y meno 2 volte la covarianza. Allora, immaginate che questo sia 0, che questa somma algebrica sia 0, e che la varianza di x sia diversa da 0. Allora, a questo punto, siccome la varianza di y è sempre non negativa, perché la somma venga 0, bisogna che sigma xy sia diversa da 0. E se sigma xy è diversa da 0, vuol dire che non sono incorrelate, e se non sono incorrelate, non sono nemmeno indipendenti, perché se fossero indipendenti sarebbero anche incorrelate. E quindi anche questa è vera. E questo conclude i nostri esercizi di oggi.